Aeroporto di Catania, mentre la SAC annuncia l'operatività da domani del nuovo terminal, arriva una dura presa di posizione del sindaco Trantino e dei parlamentari di Fratelli d'Italia. Ad Aci Sant'Antonio, botta e risposta sulla crisi idrica nelle frazioni. Dopo Mascali, anche il comune di Giarre ha istituito una commissione per monitorare lo stato dell'arte dell'ospedale Sant'Isidoro. Bentrovati con il nostro TG Reporter. In primo piano ancora i disagi numerosi che si registrano giornalmente all'aeroporto di Catania, mentre la SAC annuncia, abbiamo detto nei titoli, la operatività del nuovo terminal che permetterà di aumentare i voli giornalieri. Si registra la dura presa di posizione sulla gestione dell'emergenza da parte della SAC del sindaco di Catania Trantino e dei parlamentari di Fratelli d'Italia. Vediamo. Aeroporto di Catania, capitolo 16. 16 come i giorni d'arrogo che ha distrutto il terminal A di Fontanarossa e generato il caos tra turisti e viaggiatori, che continua a fare i conti con una rete di trasporti paralizzata, tra voli cancellati e dirottati, tra scarica a barile, ricerca di soluzioni alternative e volti sempre più stanchi e infuriati di chi si sente abbandonato da un sistema collassato dinanzi all'emergenza. E mentre in un comunicato la SAC, la società che è in gestione dell'aeroporto, annuncia l'allestimento del nuovo terminal provvisorio, approntato insieme all'aeronautica militare tra Terminal B e Terminal C, arriva finalmente una dura presa di posizione del mondo della politica sulla caotica gestione della struttura dell'emergenza. A prendere la parola il sindaco di Catania, Enrico Trantino, insieme ai parlamentari siciliani di Camera e Senato del gruppo all'ARS di Fratelli d'Italia e i coordinamenti regionali e provinciali del Partito della Sicilia Orientale. I danni all'immagine e all'economia siciliana causati dall'incendio all'aeroporto di Catania e dalla gestione di ciò che ne è succeduto sono incalcolabili. Per questo motivo dichiara il gruppo Trantino in prima linea in una nota che la conduzione dell'aeroporto di Catania da parte di SAC si sia rivelata evidentemente carente, specie nella programmazione degli interventi strutturali mai realizzati per supportare negli anni il sempre maggiore flusso di partenze e arrivi. Una bordata che non si limita solo alle concitate ore dell'emergenza, ma anche e soprattutto ai tentativi di mitigare i disservizi che gli utenti hanno e continuano a subire da giorni, elogiando al contempo l'operato del governo nazionale che in concerto col Ministero della Difesa ha celermente messo a disposizione le tenso strutture per la normalizzazione dei flussi. L'assessore regionale al turismo Elvira Amata, prosegue la nota, sta già lavorando ad un'importante campagna di promozione in Italia e all'estero che punti a trasmettere messaggi rassicuranti sulla destinazione Sicilia. Messaggi rassicuranti, aggiungiamo noi, che forse poco serviranno a placare la rabbia e il senso di impotenza di chi vede la situazione andare per le lunghe tra inchieste, ingerenze politiche e intoppi burocratici, tra voli dirottati, attese infinite e rimborsi che appaiono come una farsa a chi da giorni si ritrova intrappolato in un incubo da risvolti danteschi. Ma la SAC assicura intanto che, completata l'installazione di monitor, postazioni check-in, segnaletica di sicurezza e distributori di cibo e acqua, il nuovo terminal sarà pienamente operativo a partire da domattina con l'aumento dei voli ogni ora da 10 a 14, nella speranza che una parvenza di normalità possa presto ritornare. Da una emergenza all'altra, una commissione di inchiesta parlamentare che faccia luce sulle numerosissime falle del sistema di prevenzione e contrasto agli incendi che sistematicamente devastano pezzi della Sicilia, come è avvenuto nei giorni scorsi. A chiederla e a nome di tutto il gruppo del Movimento 5 Stelle all'ARS la deputata Cristina Ciminnisi, che ha depositato un ordine del giorno per consentire l'istituzione dell'organismo parlamentare. Una commissione d'inchiesta parlamentare viene chiesta, che faccia luce appunto sulle falle del sistema di prevenzione e contrasto agli incendi, come avvenuto nei giorni scorsi, quando i roghi da un capo all'altro dell'isola hanno causato morti, mandato in fumo vastissime aree di macchia mediterranea, bruciato case e interessato
aree urbane e siti culturali. Vogliamo vederci chiaro, dice la Ciminnisi, e soprattutto devono vederci chiaro i siciliani che sono stati pesantemente danneggiati o minacciati dai roghi. Inaccettabile che Schifani, il presidente della regione, non compaia davanti all'aula per riferire. Questo è quanto è successo ieri. Adesso la cronaca: picchiava e minacciava l'anziana madre, si aprono le porte del carcere per un 58enne di Sant'Agata Libattiati. Ennesimo caso di violenza familiare. A Sant'Agata Libattiati i carabinieri hanno arrestato un 58enne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La vittima, l'anziana madre, 78enne dell'uomo, che avrebbe subito passivamente da circa 15 anni a questa parte le intemperanze del figlio convivente e nulla facente. L'arrestato sfogava la propria indole violenta ed aggressiva, certo del fatto che, come nel passato, la madre non lo avrebbe mai denunciato. La donna aveva invece già informato i carabinieri del posto, senza mai formalizzare la denuncia nei confronti del figlio per amore materno. Ma l'ultimo grave episodio che avrebbe fatto cambiare idea alla donna sarebbe accaduto proprio nella mattinata di ieri. Il figlio violento avrebbe tirato la signora per i capelli, colpendola più volte al viso e minacciandola di morte. La donna, sfruttando un attimo di distrazione dell'aggressore, è riuscita a fuggire dall'appartamento, rifugiandosi all'interno di un supermercato in cui poco dopo è stata raggiunta dai carabinieri. La 78enne è stata subito visitata dal personale medico del 118 e trasportata presso il pronto soccorso del Policlinico di Catania. I medici le hanno diagnosticato l'infrazione delle ossa del naso con una prognosi di 21 giorni, quanto basta per convincerla a sporgere denuncia contro il figlio, raccontando anni di soprusi e violenze. L'aggressore è stato quindi posto ai domiciliari, mentre la donna è stata ospitata presso la casa di familiari. L'autorità giudiziaria ha poi convalidato il provvedimento cautelare, disponendo il trasferimento presso il carcere catanese di Piazza Lanza. Tre persone sono state indagate in stato di libertà per tentato furto di merce ai danni di un autotrasportatore in sosta con il veicolo all'interno dell'area di servizio sull'autostrada A18 AC Sant'Antonio in direzione Catania. In azione la polizia stradale nell'attività di prevenzione e contrasto dei furti ai veicoli commerciali in sosta nelle aree di servizio. I tre, travisati da cappellini e sciarpe, sono stati sorpresi mentre armeggiavano nella parte posteriore del mezzo dal conducente. Vistisi scoperti, si sono dati ad una fuga precipitosa in direzione Catania. Sono stati poi bloccati nella zona industriale di Catania all'interno del veicolo. La polizia ha rinvenuto e sequestrato tre scaldacollo e due cappelli con visiera. Oltre 12 milioni di euro sottratti al fisco, una ditta call center di Paternò è finita nel mirino della Guardia di Finanza di Catania per una maxi evasione fiscale e autoriciclaggio. Frodavano il fisco sottraendo un ammontare di oltre 12 milioni di euro. A finire nel mirino del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, un'impresa operante nel settore di call center di Paternò, dedita alla promozione e stipula di contratti energetici e telefonici per conto di aziende operanti su tutto il territorio nazionale. Le indagini condotte dalle Fiamme Gialle della compagnia di Paternò, estese sul lungo periodo 2017-2023, hanno appurato l'omessa dichiarazione di 12 milioni di euro con un'evasione delle imposte dirette per 4 milioni 500 mila euro, dell'IVA per 1 milione 500 mila euro e dell'IRAP per un ammontare di 650 mila euro. Gravi e ripetute le violazioni alla normativa tributaria palesatesi durante la verifica degli aspetti contabili e gestionali dell'impresa, risultata essere evasore totale. L'accurata attività di indagine ha avuto ad oggetto transazioni con istituti bancari nazionali e l'analisi di due conti correnti non nazionali grazie all'efficace opera di collaborazione estera. Oltre 22.000 le operazioni bancarie non supportate da idonea documentazione rintracciate presso istituti bancari lituani e in Germania. La pista lituana avrebbe inoltre permesso alle forze dell'ordine di risalire ad una maxi operazione di autoriciclaggio consistente nell'acquisto di criptovalute per un ammontare di circa 1 milione di euro mediante parte dei proventi derivanti dall'evasione delle imposte.
Denunciato la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, il titolare dell'impresa per infedele presentazione della dichiarazione annuale e per omessa presentazione della dichiarazione. Richiesto inoltre il sequestro per un equivalente di oltre 7 milioni di euro e l'adozione di misure cautelari fiscali. Adesso è tempo di fermarci, una breve pausa pubblicitaria, torniamo con tanti altri argomenti. Sportivo, elegante, casual o come vuoi. Da Doppelganger puoi. Nella nuova collezione primavera-estate di Doppelganger ci sono tutti i colori, i modelli, le soluzioni per ogni momento della giornata dell'uomo a qualsiasi età. Vieni a provare la qualità della nostra collezione. Maglie, camicie, giacche, giubbotti, pantaloni, abiti, accessori. Siamo in Piazza Duomo 1 a Cireale. Doppelganger, il lusso più economico del mondo. Completi uomo a partire da 99 euro. Sagra del pesce spada e della fritturina di Paranza. Venerdì 11 e sabato 12 agosto a Santa Maria La Scala a Cireale presso il Molo. Nel corso delle due serate musica e discoteca sotto le stelle. Ogni giorno dalle 19.30 servizio navetta gratuito con partenza da Villa Belvedere. Offerto dalla parrocchia. Sagra del pesce spada e della fritturina di Paranza. Venerdì 11 e sabato 12 agosto a Santa Maria La Scala a Cireale. In collaborazione con Val Pesce, Centro Commerciale Le Zagare, Hotel Orizzonte e Frutta 3F. Da Garozzo SRL, rivenditore Renault e Dacia, sappiamo come consigliarti. Ti offriamo le migliori promozioni del momento e una gamma di modelli all'insegna dell'innovazione, del piacere della guida e dell'efficienza dei consumi. Se hai scelto Renault o Dacia, il rivenditore autorizzato è Garozzo SRL. Assistenza tecnica con personale qualificato. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia, ad Acireale, in via Loreto Balatelle 144. Per info 095 765 1805. Autoriparatori di fiducia, da sempre. Dottoressa, cosa mi consiglia per il mio mal di testa frequente? Dottore, esiste un farmaco equivalente che costi meno ma altrettanto efficace? Mi sono trovata molto bene con la crema che mi ha consigliato. Prendo tutti questi farmaci. Mi fanno male, dottore? Farmacia in Pellizzeri. Sentiamo con gli occhi, vediamo con le orecchie, consigliamo con il cuore. Uno staff che lavora con passione e professionalità sempre a tua disposizione. Banco etico, reparto cosmesi, reparto celiachia e alimentazione speciale, consulenza nutrizionale e sportiva, consulenza psicologica. Ti aspettiamo con il sorriso in via Giovanni Verga 47 ad Acireale. Scarica la nuova app di Radio Etna Espresso. Vai su Apple Store o su Play Store e digita Radio Etna Espresso. Potrai seguire in diretta la radio o Etna Channel TV, scegliendo attraverso canali. Portaci con te in tutto il mondo. Siamo online 24 ore su 24. Con noi la differenza si vede e si sente. Eccoci tornati in diretta con la seconda parte del nostro giornale. Ancora problemi idrici ad Aci Sant'Antonio, soprattutto nelle frazioni sant'antonesi, e si registra un botta e risposta tra il gruppo consigliare Fratelli d'Italia, Il Paese che Vogliamo, e il sindaco Quintino Rocca. Non accetto strumentalizzazioni politiche in un momento di grave criticità, dice il primo cittadino, ma sentiamo. Nuova amministrazione comunale, nuove promesse, i soliti problemi idrici a Monterosso, Lavinaio e altre zone del paese a secco da giorni. Questa la nota durissima del gruppo consiliare Fratelli d'Italia, Il Paese che Vogliamo, di cui Antonio Di Stefano, candidato a sindaco di Aci Sant'Antonio nella passata tornata elettorale, si è fatto portavoce. Nota indirizzata all'amministrazione Rocca. Puntualmente, come ormai da anni nel periodo estivo, continua Di Stefano, i nostri concittadini, soprattutto delle frazioni, sono messi in ginocchio dalla mancanza di acqua. Questa nuova amministrazione, che poi è la continuità della precedente, brancola nel buio. Ad oggi nessuna azione risolutiva. Una situazione del genere non è più accettabile, basta scuse e proclami, si chieda l'intervento del prefetto per azioni risolutive immediate. Non tarda ad arrivare la replica del sindaco Quintino Rocca, che rispedisce le accuse al mittente e invita i detrattori a mettersi fattivamente a disposizione della comunità, evitando sterili strumentalizzazioni. Stamattina, ha sottolineato il sindaco, è già stata notificata una richiesta al prefetto
per un incontro ufficiale con Acoset e gli altri acquedotti presenti nel territorio. Se Fratelli d'Italia vuole mettersi a disposizione, può già fare da intermediario con Sidra, ad esempio, il cui presidente ha dichiarato in campagna elettorale in un comizio a sostegno del loro candidato a sindaco di avere acqua da mettere a disposizione. In ogni caso, conclude Quintino Rocca, mi preme sottolineare che la nostra amministrazione è stata accanto ai tecnici Acoset ogni ora ed ogni giorno, provando a risolvere i problemi e a fronteggiare le criticità. È ingeneroso da parte di chi svolge un ruolo istituzionale non riconoscere ciò ed anzi specularvi politicamente. E a proposito di problemi idrici, ci sono stati segnalati problemi nella zona di Pozzillo ad Acireale, dove da 4 giorni interi, ci dicono, manca l'acqua, da quel tremendo 25 luglio ci scrivono in redazione che avevamo 2 ore d'acqua, adesso niente. Ci siamo messi in contatto con i responsabili della SOGIP, la municipalizzata acese che appunto cura la gestione e il servizio dell'acqua, e ci è stato assicurato che il guasto che dipendeva dall'Enel è stato risolto e già oggi la situazione dovrebbe dunque normalizzarsi. Questo è quanto ci assicura il direttore della SOGIP, Santo Leotta. Parliamo d'altro. San Giovanni La Punta, Giovanni D'Urso è il nuovo coordinatore di Noi Moderati per San Giovanni La Punta. La nomina gli è stata conferita dal coordinatore provinciale Marco Forzese, il quale è anche membro della direzione nazionale del partito fondato dall'onorevole Maurizio Lupi. In Giovanni D'Urso, ha detto Forzese, riponiamo ampia fiducia non solo per quanto ha dimostrato di fare nel passato, ma anche e soprattutto per l'entusiasmo mostrato nell'abbracciare questa nuova esperienza in un comune di grande importanza, quale San Giovanni La Punta. Sanità. A Giarre è istituita la commissione straordinaria sull'ospedale Sant'Isidoro. Bisogna garantire un'offerta sanitaria adeguata, così il presidente del Consiglio Comunale, Barbagallo. L'ospedale Sant'Isidoro di Giarre torna al centro del dibattito per quanto riguarda la tutela dei cittadini che abitano nei comuni del distretto sanitario in cui ricade il nosocomio. La stessa Giarre, capofila del distretto, aveva lanciato a gennaio la proposta di istituire una commissione per mantenere alta l'attenzione sulle criticità della struttura di via Forlanini. Commissione di studio e monitoraggio che a distanza di mesi a Giarre è stata istituita, ma a precederlo è stato il comune di Mascali. Una vittoria dei cittadini e delle istituzioni, ha affermato il presidente del Consiglio Comunale Giovanni Barbagallo. Insieme ad altri comuni del comprensorio che hanno istituito con noi la commissione, siamo pronti a lavorare per salvaguardare il nosocomio giarrese e garantire un'offerta sanitaria adeguata. Il presidente Barbagallo si dice pronto a lavorare insieme agli altri comuni e all'azienda sanitaria per elaborare delle proposte volte a garantire un'offerta sanitaria adeguata. 5 i consiglieri nominati per la commissione straordinaria: Salvo Cantarella, Santo Primavera, Vincenzo Silvestro, Angelo Spina e Alfio Tomarchio. Con la precedente commissione siamo riusciti ad ottenere qualche piccolo risultato, così il consigliere Spina. I nostri operatori sanitari, medici e infermieri lavorano con estrema professionalità in una situazione di estrema criticità. Vogliamo tutelare l'interesse della nostra comunità cercando di fare quello che è nelle nostre possibilità per far sì che, conclude Spina, l'ospedale funzioni meglio di come sta funzionando adesso. Torniamo nell'Acese, ad Aci Platani è andato a buon fine il progetto curato dalla vecchia amministrazione, riaperta al traffico veicolare via Rosario Messina, importante arteria viaria che era stata interdetta alla circolazione dopo il sisma di Santo Stefano. Via Rosario Messina riaperta al traffico veicolare. Il tratto di strada da Ciplatani, che a seguito del sisma 2018 era stato interdetto alla circolazione,
per i rischi di possibili crolli di alcune abitazioni lesionate dal terremoto. Lo scorso dicembre un sopralluogo, che aveva dato il via ad un cronoprogramma dei lavori, una volta posta in sicurezza l'area con l'abbattimento degli immobili a rischio nell'aprile scorso, si è passati al recupero del tracciato, attuando così un nuovo progetto sviluppato dall'assessorato alla protezione civile. I lavori furono appaltati per una spesa di poco superiore a 50.000 euro con cui sono stati ripristinati il manto stradale dissestato e i marciapiedi. Da oggi finalmente la strada sarà restituita alla comunità locale e non solo, una rete viaria che rappresenta un importante punto di snodo con la vicina Cicatena. Ci fermiamo adesso per un'altra breve pausa pubblicitaria. A tra poco. Centro Analisi Murabito. Dal 1975 un concreto esempio di professionalità sulla diagnostica da laboratorio. Personale qualificato, strumentazioni mediche di ultimissima generazione. È dotato, unica struttura in Sicilia, del FADI ATM 250, il gold standard per le ricerche di allergie o malattie autoimmuni. Aperto alle 6.30 del mattino, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Gli esami vengono processati in sede, eliminando il rischio di contaminazioni dei campioni. Centro Analisi Murabito, via Kennedy 56 Q2 a Cireale. Opel a Catania è G-Auto. Scegli la tua. Vieni a scoprire quanti vantaggi e garanzie può offrirti la concessionaria. Assistenza sempre e su tutto. Consigli utili nella scelta dell'autovettura su una gamma completa. Valutazione di opportunità sui consumi. Concessionaria Opel a Catania in via Vitaliano Brancati 25. A Riposto sulla strada statale 114 km 70-78. Meglio Opel. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando. A luglio ed agosto su Etna Channel le puntate più belle dell'annata televisiva appena trascorsa di Tutto In, il programma condotto da Franco Perdichizzi che vi porta in tutto il mondo. Dall'Andalusia all'epopea romana di Centuripe in Sicilia, dalle ville barocche di Bagheria al boom turistico di Taormina. E poi i pupi e il folklore siciliano, i vestiti sfavillanti del carnevale di Mister Bianco e il fuoco della bula di Tortorici. Ogni sabato e domenica alle 21.20 su Etna Channel, canale 199 del digitale terrestre, in tutta la Sicilia, tutto in estate, con Franco Perdichizzi. Venerdì 4 agosto a Castiglione di Sicilia si svolgerà la quarta edizione della Notte Sacra organizzata dalla Basilica di San Giacomo in collaborazione con il Museo Parrocchiale Santi Pietro e Paolo e la Fondazione Margherita. Sacralità, arte, musica e cultura si uniranno in una suggestiva cornice mediale. I cittadini potranno visitare chiese, piazze e vicoli caratteristici della città, dove potranno apprendere meglio il tema scelto per questa edizione dal titolo Testimonianza e la vita, una forma allo stesso tempo di turismo religioso, ricorda il parroco Don Orazio Greco, che ha già toccato altre città. Nella stessa serata di venerdì saranno poi accolti i sacri busti reliquiari dei fratelli martiri Alfio, Cirino e Filadelfo di Trecastagni, accolti nella chiesa Sant'Antonio Abate, dalla quale si muoverà una processione nella Basilica di San Giacomo, dove poi sarà celebrata una messa.
Ritorna ad ACI Bonaccorsi l'appuntamento con il Festival Nazionale dei Fuochi d'Artificio, anche se in versione rimodulata. Si tratta della 29esima edizione nella versione del Piro Musicale, che avrà luogo stasera a partire dalle 21.30. Quattro i brani eseguiti dai Papaveri e Papere, accompagnati dagli spettacoli pirotecnici offerti dalle ditte The Fireworks di Costa Paola Tindara e Fuochi SRL di Carmelo Chiarenza. Presentato stamane il 28esimo trofeo Santa de Farfalla, prima tappa a Lavinaio. Vediamo. Il trofeo Santa de Farfalla apre al padel. L'originale evento, patrocinato dall'Oxain Sicilia, riservato a pallavolisti e beacher ex compresi, si terrà il prossimo 7-8 agosto a Lavinaio, inaugurando la manifestazione giunta al 28esimo atto. Già 11 le coppie iscritte, dato destinato a crescere in questi giorni. Stamane, nella sala giunta del comune di ACI Sant'Antonio, l'iniziativa è stata ufficialmente presentata dagli organizzatori alla presenza del sindaco Quintino Rocca, della assessore allo sport Salvo Sorbello e alla pubblica istruzione Agata Spinto. Siamo davvero onorati che ospitiamo una manifestazione sportiva che ha un eco così vasta e che ha una esperienza. Come dice Sant'Antonio, deve cercare di fare tutto il possibile per intercettare questi eventi, e quindi ringrazio chi ha voluto ciò e sappia che avrà sempre l'amministrazione al suo fianco per supportare queste iniziative. Sarà il Junik Padel di Lavinaio ad ospitare la prima tappa del trofeo che per la prima volta apre al padel. Si realizza un piccolo sogno, quello di avere un centro sportivo piccolino su ACI Sant'Antonio, sul Lavinaio in particolare, di poter ospitare il De Farfalla che per la prima volta ospita un torneo di padel, quindi veramente qualcosa di molto bello. Sono convinto che questo è soltanto l'inizio di grandi idee, di grandi eventi, di grande pubblico e sportivi che riusciremo ad attirare qui ad ACI Sant'Antonio. L'organizzatore dello storico trofeo, che ricorda la mamma scomparsa nel 1994, ricorda le tappe della manifestazione che dopo ACI Sant'Antonio si sposterà a Fondachello di Mascali e poi a Riposto. 28 anni e la storia si rinnova, Beach Volley, ma adesso si apre al padel. In un traguardo chiaramente raggiunto grazie alla disponibilità di un centro sportivo e di un amico come Giovanni Barbagallo, che apre alla sua struttura ai pallavolisti e ai beacher, quindi sempre pallavolo e sempre beacher entreranno sempre in gioco, magari in un obiettivo tra qualche anno, quello di realizzare una sorta di super combinata. Il beach volley poi si sposterà a Fondachello, al Lido San Andrea, con il torneo promozionale genitori e figli, e il 19 agosto, che guarda caso sarà pure la data, la ricorrenza del 29esimo anniversario della scomparsa di mia mamma. E infine 26 e 27 il centro GTP Pirandello di Angelo Caffo e Giovanni Cardillo a Riposto di fatto aprirà, chiuderà il programma con il 2x2 in una data particolare, perché l'indomani cominceranno le preparazioni di Serie B e magari sarà l'occasione per vivere per l'ultima volta la sabbia. E venerdì prossimo i campi Royal Sport di Acireale ospiteranno la prima edizione del Memorial Orazio Campana, in memoria di Orazio Barbagallo, apprezzato dirigente dell'area economica del comune di ACI Catena, scomparso il 2 agosto dello scorso anno. Da sempre sportivo, ha prima avuto una brillante carriera calcistica che lo ha visto indossare anche la maglia della Acireale Calcio, oltre a quella della sua città ACI Catena, dove ha ricoperto a lungo il ruolo prima di allenatore e poi di presidente. Apprezzato da quanti lo hanno conosciuto, da uomo di sport, la famiglia ha deciso di ricordarlo organizzando il Memorial che avrà inizio alle ore 17 con un mini torneo dei ragazzi, a seguire poi l'esibizione della scuola di danza Diamond Dance Academy, infine alle 20.30 la partita del cuore, che vedrà impegnati quanti nel corso degli anni hanno condiviso con Orazio la passione
calcistica. La manifestazione è aperta al pubblico, la famiglia sarà lieta di accogliere quanti vorranno unirsi al gioioso ricordo di Orazio Campana. E adesso andiamo a chiudere, lo facciamo con le previsioni meteo per la giornata di domani. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Le temperature oscilleranno tra i 24 e i 32 gradi, i venti saranno deboli, il mare quasi calmo. Grazie per essere stati con noi, nuova edizione del nostro TG domani alle 13:40. Arrivederci.